DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Costumenti più improbabili, eppure come sempre accade in questi casi, vedi due estremi che si attraggono e il risultato è molto efficace. Robbie Williams, simbolo di un certo mondo, e Manu Chao, simbolo di quell'altro invece. La canzone era un pezzo di qualche anno fa, Bongo Bongo, diventata comunque una cosa moderna grazie a questa versione appunto appena uscita. Gli appassionati del mondo di Robbie Williams, non tanto forse quello di Manu Chao, possono anche cominciare a entrare in fibrillazione, perché alle 11 di mattina, cioè fra 40 minuti circa, live non avremo Robbie Williams, ma avremo Riccardo Scamarcio, quindi, che ci verrà a trovare, come quindi già noi ce ne andiamo. Questi due li vedete adesso, poi non li vedete poi andiamo. No, ma sta qua vedete soltanto Scamarcio ed Elio Gennaro, che è un altro bel ragazzo. Elio Germano. Stanno qua per mezz'ora per presentare il film nuovo che si chiama Mio fratello e figlio unico, e poi ci lasciano quindi, per andare a fare la conferenza stampa ufficiale. Quindi alle 11:30, mezzogiorno, lavorate ancora. Non sperate che... Allora, per dimostrarvi che non è vero che io parlo sempre di maratona, è vero che le faccio, che le corro, ma non è vero che io ne parlo, cerco di, come dire, compensare comunque questo luogo comune e quindi di trovare la sua antitesi. Se la maratona è uno sport fatto da gente come me, quindi vecchi che amano soffrire, sì, l'esatto opposto qual è? Giovani e spericolati. Giovani e spericolati, però pigro che non corre da piedi, ma corre con l'ausilio di un mezzo meccanico. Questo weekend a Rimini è stato il weekend del giovane Tamarro, quello con le ali di gabbiano, che non sono un modello di ali appunto di uccello, ma è il tipo di portiera, quello che si apre verso l'alto. Non pare sia stato un po' l'elemento dominante di My Special Car. Una fiera che è nata pochi anni fa, anche abbastanza in maniera alternativa, e che è diventata piano piano un evento importantissimo. Ogni anno ne parliamo in maniera casuale e ogni anno riceviamo e volentieri pubblichiamo centinaia. Sì, no? Siamo la radio ufficiale, per anzi no, ufficiale. Radio ufficiale o quasi RM2O, che è più un target, ecco. Ma essendo noi parenti, però un po' ricicliamo. Ho visto la cosa più incredibile che si vede nelle foto anche nel sito, sono gli altoparlanti, i subwoofer, cioè sono dei subwoofer con cui c'è una macchina attaccata. Subwoofer, ma poi la cosa curiosa è che le ali di gabbiano le puoi applicare praticamente a qualsiasi modello di auto. L'ho scoperto adesso. Beh, se hai un carrozziere abbastanza agile, evidentemente sì. Tu le incernieri al tetto invece che al montante centrale o quello davanti. Sai che parcheggi? No, sono comode anche perché si alzano praticamente. Quando poi ti infili tra due macchine. Ne parliamo dopo, perché mentre aspettiamo che arrivino un po' di testimonianze da parte di quelli che sono stati a Rimini a guardare, ma soprattutto a esibire, no? Io mi ricordo degli altri anni, la cosa che mi colpiva di più non era tanto il ragazzo che diceva, non so, ho una Golf per la quale ho speso 50.000 euro per elaborazione, ma la fidanzata di quello con la Golf, che non era arrabbiata con lui perché quei 50.000 euro poteva spenderli per mettere su casa, per esempio, era invece orgogliosa. Infatti la stendeva poi sul cofano. Sì, come quelle che stanno dietro alle Harley in America e che quando passano davanti ai bar fanno vedere le tette. Anche se, piccola parentesi, ho letto che al Salone dell'Automobile, credo di Tokyo, hanno bandito le ragazze sulle moto, sulle macchine, perché dice che distraevano dall'acquisto, dalla visione della macchina. Sì, però poi in Corea sono tornate. E comunque chi si somiglia si piglia, cioè... voglio dire, se tu sei un appassionato di auto è ovvio che ti fidanzi con una che... Sì, anche se secondo me lei quando si fidanza con lui non è appassionata di macchine, ma ne subisce il fascino poi dopo, ma comunque aspettiamo testimonianze. Due cose veloci che riguardano le macchine. Due cose veloci che riguardano... A me mi hai detto di non far battute, quindi non canto neanche. Sento la mancanza di Nicola. C'è l'allarme tra le polizie d'Europa, perché sta arrivando in Italia forse anche il 16, tanto credo, per Venezia dovrebbe essere passata domani Venezia, oggi è Budapest, perché è partita la versione europea di una corsa famosissima che facevano in America, sulla quale hanno fatto anche diversi film, che è la Runball. Quella americana era la Cannonball. Questa si chiama Runball, cioè palle che girano. Quelle che girano a secondo 3000, ai poliziotti, ma anche a quelli che vengono a sapere di come funziona questa corsa, perché sarebbe un po' illegale la corsa, non è che coinvolga moltissime persone, sono 12 equipaggi, 12 ricconi, c'è uno che guida e una di fianco. Quella di fianco è come ve la immaginate? Sì. E anche quello che guida è come ve lo immaginate, cioè un miliardario annoiato, quasi ha pagato 8.500 euro per fare questa corsa che gira un po' tutta l'Europa ed arriverà in Belgio nei prossimi peraltro giorni. I pit stop sono nei migliori alberghi delle varie città, perché le tappe sono appunto ad Anversa, a Vienna, Budapest,
pensa a Budapest, tutte città Budapest, pensa a Budapest quando arriva fighe e casino. Esatto. Questa è la variante, si fermano anche a Venezia, lì in realtà va tutto benissimo, sì. E poi passano per Saint-Tropez e gran finale a Parigi il 19 aprile, cioè giovedì prossimo se non sbaglio. Allarme appunto tra le polizie, perché loro dicono che non faranno niente di speciale. Ma insomma, uno che ha una macchina come quella, sono 12 prendere. Macchine diverse fra di loro, ma tutte Aston Martin, Ferrari, Porsche, Jaguar e altre macchine di questo genere. Non c'è neanche una Pagani Zonda. Se me l'avrebbero chiesto, se fossi in te mi scriverei. L'altra notizia meravigliosa invece, che riguarda sempre il mondo delle macchine, è che è rimasta in venduta la macchina del Papa. Che ha un buco nella gomma, ma ugualmente non l'hanno venduta. No. Hanno fatto un'asta, hanno superato quota 180.000 euro. Sì, però questo era il prezzo d'acquisto del casino, tanto per stare in tema, del casino di Las Vegas, che l'ha acquistata da questo ragazzo tedesco, il quale lui veramente ha guadagnato da 9.000 a 180.000. Certo. Questi del casino l'hanno rimessa in vendita su eBay, sperando di guadagnare di più. Sì. Invece si è fermata intorno a 150, 151. Sì. Quindi, meraviglioso. Perché c'hai i cerchi in lega da Tamaro. Tamaro, sono anche dei bei cerchi. Secondo me, Miclini li sdoganerebbe anche. Però non ti aspetti che il Papa abbia i cerchi in lega. Questa è una macchina che usava lui. Che modello è questo? Neanche tanto vecchio, secondo me. Avrà una decina d'anni. Tu dici? Sì. Così tanti? 150.000 euro, 10 anni, ciao, usata dal Papa, e di un vecchio, c'era fatto i sedili. Quasi quasi la prendo io. Secondo me sa di sigaretta dentro. Da che fuma il Papa? Magari qualche... No? No, non lo so, dico. È impazzito. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.